Ottima penetrazione del Giovinazzi con triangolazione con Paolo. Fallo di che sarebbe Luigi Turturro con espulsione temporanea e punizione di prima per il Matera. Se non segna ci sarà il power play. Niente. Oh, palo, palo. Una bella triangolazione. Turturro recupera. Ah, ah, questo è fallo. Questo è fallo. Giusto, giustissimo. Ha recuperato palla Simone Bigatti e Luigi Turturro lo ha espulso. Difficilmente tira perché è innamorato della palla. Infatti, avanza. Il portiere ha gaggiato Antezza. Tiro di campo sparato dal portiere. Segna Giovinazzi in tre con una deviazione casuale. Questo power play che non funziona, perché non funziona in questa maniera. Ecco qua l'altro gol di Correamura. Come il primo gol? No. Possesso di Alia. Abbiamo visto di nuovo Mura libero, non marcato. Palla Gadaleta. Campos dietro porta. Gol di Campos. Triangolazione con Ferrara, bella azione. Bravi. Pericoloso. Parata di un gol che fa così. Tiro di Gadaleta ed ecco qua il contropiede, uno contro uno. Ecco qua il quarto gol, doveva arrivare. Ecco qua di nuovo il soprannumero del Giovinazzo. Espulsione per Bigatti che ha fatto un fallo su Colamaria. Vediamo che cosa fa Mura. Avanza. Parata di gioco. Bravo il portiere. Scatto di Ferrara. Gol di Rondinone. 4-2 del Matera. Messina. Altro rigore. Altro rigore per il Giovinazzi. Parata ancora. Ha segnato. È 1:38 alla fine. Rigore a favore del Matera. Rondinone manda fuori.